Poiché io sono Dio, persona suprema, so tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. Ripetiamo insieme, o Arjuna, poiché io sono Dio, la persona suprema, so tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. Spiegazione. Questo verso risolve in modo definitivo la questione tra personalismo e impersonalismo. Se la forma di Krishna, la persona suprema, fosse Maya, cioè materiale, come sostengono gli impersonalisti, si dovrebbe supporre che anche lui, come tutti gli esseri, passi senza fine da un corpo a un altro e dimentichi le sue vite passate. Infatti, nessun essere rivestito di un corpo materiale può ricordare le sue vite precedenti, né può predire il suo avvenire, in questa vita o nell'altra. Nessuno, se non è liberato dalla contaminazione materiale, può vedere il passato, il presente e il futuro. Krishna però, che non è uno dei comuni mortali, afferma di conoscere ogni cosa, il passato, il presente e il futuro. Abbiamo potuto vedere, per esempio, nel quarto capitolo, che egli si ricorda di aver istruito Vivasvamana, il dio del sole, 1 milione di anni prima. Krishna conosce tutti gli esseri contemporaneamente, perché abita nel cuore di ciascuno di loro come anima suprema. Eppure, sebbene sia presente in ogni essere come anima suprema, e sia presente come persona divina e assoluta, le persone di scarsa intelligenza, anche se sono in grado di realizzare il Brahman impersonale, non possono comprendere che Sri Krishna è il Signore Supremo con un corpo eterno. Krishna è come il sole e Maya è come una nuvola. Nel cielo possiamo vedere il sole, i pianeti e le stelle, ma talvolta le nuvole li sottraggono per qualche tempo alla nostra vista. Questo però è solo un velo per i nostri sensi imperfetti, poiché il sole, la luna e le stelle non sono veramente nascosti. Così Maya non può coprire il Signore Supremo, ma egli non si manifesta agli occhi degli uomini di scarsa intelligenza, grazie alla sua potenza interna. Come spiegato nel terzo verso di questo capitolo, tra milioni di uomini solo alcuni tentano di rendere perfetta la loro esistenza, e tra essi uno solo forse arriva a conoscere Krishna. Perciò, anche se si è perfetti nella realizzazione del Brahman impersonale o nell'onnipresente Paramatma, senza coscienza di Krishna è impossibile realizzare Bhagavan, Sri Krishna, Dio, la persona suprema. Vedaham samatitani vartamanani charjuna
Bhavishyana Nichabhuta Mimato Veda Nasuchana. O Arjuna, poiché io sono Dio, la Persona Suprema, so tutto del passato, del presente e del futuro. Conosco anche tutti gli esseri viventi, ma nessuno conosce me. Allora, il capitolo si intitola La coscienza dell'assoluto. Quindi Krishna si fa conoscere perché se Krishna non si fa conoscere, per noi è impossibile conoscere, perché siamo avvolti dal velo di Maya, che però è, si dice un velo, ma è un velo bello spesso, e quindi non ci permette di vedere, ma è fatto apposta, perché così chi non vuole vedere gli è permesso di non vedere, e quindi vive nell'illusione che non esista, che non possa esistere la realtà vera. Quindi è un dono che Krishna fa alle anime che vogliono vivere in questa illusione. Ma, oltre a fare questo dono, offre anche loro il dono di poter uscire da questa illusione. E il modo per poter uscire da questa illusione è conoscerlo, è entrare in contatto con lui. Ma noi possiamo entrare in contatto con una persona solo se la conosciamo, altrimenti che contatto è? Sì, la devi, niente, non c'è, non sai dove abita, non sai l'indirizzo, non sai il numero di telefono, non ne hai mai parlato, come fai a sviluppare una relazione? È impossibile. Ma di solito se le persone sono importanti, sono loro che si fanno conoscere a chi è meno importante, non è viceversa, giusto? E perché si fanno conoscere? Perché vedono che quella persona ha dei talenti particolari, ha un sentimento particolare nei loro confronti, allora si fanno conoscere, altrimenti sì, hanno altro a cui pensare. Così Krishna si fa conoscere solo quando vede che noi sviluppiamo un sentimento adeguato nei suoi confronti. Altrimenti, come abbiamo letto nel verso precedente, domenica scorsa, Naham Prakasa Sarvasha Yoga Maya Samavita. Io rimango coperto dal velo di Maya per chi non vuole conoscerlo. Quindi se noi ci osserviamo quanto conosciamo Krishna, come, che ne so, facendo sempre l'esempio di prima, l'attore famoso, il cantante famoso, le migliaia di persone, che lo, milioni di persone che lo seguono, tutti lo conoscono, o la conoscono, giusto? Come si chiama? Nome, cognome, dove abita? Hollywood, o che ne so. Sì, ma quanti la conoscono o lo conoscono veramente? A chi ha dato il numero di telefono? Chi è ereditata la casa? Quasi nessuno, no? Quindi, perché? Perché la sua casa, nella sua casa l'atmosfera deve rimanere come vuole lui o come vuole lei, non vuole confusione. E così Krishna, sì, noi possiamo dire che conosciamo Krishna,
Hare Krishna. Hare Krishna. Abbiamo sentito parlare di Krishna, ma tra sentirne parlare e conoscerlo c'è una certa differenza. Questa possibilità di conoscerlo è lui che la concede a noi. Non siamo noi che possiamo dire, ecco, adesso ci penso io, mi studio tutta la Bhagavad Gita a memoria, Krishna si fa conoscere nella Bhagavad Gita, ecco qua come si fa a conoscere Krishna. Se fosse così semplice, se fosse così facile, invece non è così. Bisogna che Krishna si faccia conoscere dal suo devoto. Ecco perché, come ribadisce anche Srila Prabhupada nel commento, citando un verso che è raro conoscere Krishna. Perché? Perché? Perché siamo nel mondo dell'illusione materiale e tutti preferiscono non conoscerlo. Stanno bene come stanno. E quindi, ma perché devo conoscere Krishna se il fatto di conoscere Krishna poi implica che io mi devo arrendere a lui? Io non ho voglia di arrendermi a nessuno, perché sono io il centro della situazione. E quindi sto bene attento ad arrendermi. Ecco perché l'approccio nel servizio di devozione deve essere corretto, perché se il nostro approccio è corretto, allora imbocchiamo la strada giusta e Krishna si fa conoscere. Se invece imbocchiamo la strada sbagliata, Krishna non si fa conoscere. E indica Krishna la strada giusta in questo capitolo, infatti è la conoscenza dell'assoluto, e dice, come abbiamo detto altre volte, Namanduskriti Yomudha, ci sono quattro tipi di persone che non mi conosceranno mai, mai nel senso se continuano a fare così, mai, impossibile, rimarranno nitya bhatta, e sono i Duskritina, quattro tipi di Duskritina. Dai Muda ai Mai Apparitagliana ai Namanduskrita Nomida Naradama, i più bassi tra gli uomini, Mai Apparitagliana, coloro la cui conoscenza riguarda l'illusione, e gli Asura, loro non possono conoscere. Perché? Perché sono Duskritina e io non voglio avere a che fare con persone così. Sono delinquenti in pratica. Ma chi è che vuole avere a che fare con un delinquente se è una persona onesta? No, per carità. Perché altrimenti si contamina, no? Si parte dal sottile. Se noi stiamo vicini a qualcuno che ha una mente perversa, il campo eterico di una persona si espande a una misura circa così delle braccia intorno. Quindi se la nostra aura si mischia, sottilmente arriva un'influenza che non è benefica. Che dire poi se entriamo in contatto, cominciamo a parlarci ancora di più. Quindi Krishna con questi Duskritina non ci vuole avere a che fare. Invece spiega poi che vuole essere è attento ai Sukritina, che si suddividono anch'essi in quattro, e sono le persone che soffrono, tutti gli altri in realtà sono le persone che soffrono, i curiosi e coloro che cercano le ricchezze e coloro che desiderano conoscere l'assoluto. Quindi questi quattro tipi di persone che hanno attività pie alle spalle nelle vite precedenti e anche in questa vita, possono imboccare la strada giusta. Ma qual è la strada giusta?
Krishna dice Tesham Gyani Nitya Yukta Eka Bhakti Vishishyate. Tra questi che stanno salendo la china della strada verso il mondo spirituale, ci sono i ghiani che sono più elevati, ma Tesham Gyani Nitya Yukta. Tra questi ghiani, solo chi si impegna Nitya Yukta nel servizio di devozione, con nitya vuol dire con consistenza, nitya vuol dire eterno, ma nitya vuol dire anche con stabilità, ogni giorno, con intensità, nitya yukta. E queste sono considerate grandi anime che poi possono entrare in una relazione di intimità col Signore Supremo, perché si sono liberate dalla parte duscritina, niente, hanno lasciato le attività peccaminose alle spalle, sono progredite nel cammino verso la realizzazione spirituale, eliminando quelle parti più grossolane, cioè uno si rivolge a Dio perché soffre, Dio lo libera dalla sofferenza e non è che poi si dimentica di Dio. Quando uno va dall'amico e gli chiede il favore, l'amico gli fa il favore e poi lui si dimentica dell'amico. Bello amico tu sei, no? E se lo dimentica magari anche malamente, perché non è la vera amicizia la sua, era solo interesse. Quindi ha un po' usato e un po' abusato dell'amico. Però se poi si ravvede, torna dall'amico e dice scusa, ma altra volta, mi hai fatto il favore e io nemmeno ti ho detto grazie. Allora, l'amico ritorna a essere amico. Perché è lui che ha deciso di considerarlo nuovamente un amico. Così nel nostro rapporto con Dio, noi possiamo avvicinarci a Lui per sofferenza, ma appena la sofferenza si mitiga, se ci dimentichiamo di Dio, Lui dice, va bene, affari tuoi, se non vuoi conoscermi, io non mi faccio conoscere. No? Quindi i vari versi della Bhagavad Gita in questo capitolo segnano, è come Krishna si fa conoscere. Quindi, prima parte, duscritina, via fuori dalla porta. Seconda parte, in Sukritina, se uno, oltre a liberarsi dalla sofferenza, comincia anche a essere curioso, dice però sì, sono liberato un po' dalla sofferenza, adesso cosa c'è dietro? Chi è Krishna? Ma anche lì, se uno si ferma alla curiosità, poi è soddisfatta la curiosità, perde interesse ed è pronto ad andare col primo che passa dalla strada. Ecco perché Srila Prabhupada puntualizza sempre questa differenza tra personalismo e impersonalismo. Perché è l'ultima trappola di Maya, travestita da spirituale. No? Allora non importa, qualunque via, gli automata, topata. Non importa. Perché? Perché in ultima analisi Krishna è come penso io che sia Krishna, non è come si rivela. Perché? Perché se Krishna è come penso io non mi devo paragonare a Krishna. E sono vestito da spiritualista. Così faccio una bella figura, ma fai una bella figura con chi non sa chi è Krishna. Pensi di far bella figura, ma Krishna non si rivela, se hai questa mentalità. Quindi se invece uno oltre ad essere curioso e oltre a capire che Krishna è l'origine di tutto, quindi anche di tutta l'opulenza, e supera anche questa fase dell'attaccamento materiale, quindi Krishna ti mette alla prova, ma sei più attaccato a me o alle ricchezze? E se superiamo anche quella prova, allora Krishna si farà conoscere e diventiamo dei ghiani. No, noi vogliamo sapere fino in fondo, ma se vuoi sapere fino in fondo, segui le istruzioni di Krishna e diventi un Bhakta.
automaticamente, perché capisci che Krishna non è impersonale come ti faceva comodo pensare prima, ma Krishna è una persona, e essendo una persona ha dei sentimenti e delle caratteristiche molto particolari, ma queste caratteristiche e questi sentimenti noi li possiamo scoprire solo se lui ci rivela, altrimenti no. E se continuiamo a pensare in modo sbagliato e sbagliamo l'approccio nei suoi confronti, lui non si rivela. Quindi perché partono in tanti e arrivano in pochi? Perché la maggior parte delle persone, degli esseri che vivono e che popolano questo mondo materiale, in origine hanno voltato le spalle a Krishna. È semplice. E quindi non sono interessati a entrare in relazione con lui. O meglio, potenzialmente lo sono tutti, ma poi alla resa dei conti sono pochissimi. Come in un carcere, potenzialmente sono tutti onesti, ma potenzialmente, ma se entri lì e poi esci, sei senza portafoglio, e come dice un proverbio, c'è un detto in Sicilia, non so come si dice in siciliano, ma colpito, io posso rubarti le scarpe mentre cammini. Cioè, rubare le scarpe a uno mentre cammina non è facile. Cioè, se uno è un ladro proprio incallito e rispetto. Quindi, se noi entriamo nel mondo dove tutti hanno voluto voltare le spalle, Krishna, per proprio senso di libertà, hanno fatto questa scelta, non c'è da meravigliarsi se poi sono in pochi a decidere di non solo non voltargli le spalle, ma di mettersi di fronte a lui e aprire le braccia e accoglierlo. Perché anche se non volti più le spalle, ma ti metti davanti a qualcuno così, e lui non si sente accolto, ma se invece sorridi e apri le braccia, la persona si sente accolta. Quindi cosa significa sorridere e aprire le braccia? Significa aver superato tutte queste fasi, dal Duskritina al Sukritina, al Ghyana, alla Bhakta, Shuddha Bhakta, arrivare alla prima devozione significa essere completamente arresi a Krishna. Allora Krishna diventa la persona suprema, piena di qualità meravigliose, e noi ci sentiamo felici di sviluppare una relazione con il Supremo. E siamo nutriti da questa relazione costantemente, anche se uno dei nomi di Krishna è Adoksaja, che vuol dire al di là della portata dei sensi, sentiamo la sua vicinanza. Perché? Perché è al di là della portata dei sensi materiali. Com'è? È la portata dei sensi materiali o spirituali? Il collegamento. Perché c'è qualcosa di strano. Quindi, qual è il prezzo da pagare? Qual è il prezzo da pagare? Per conoscere Krishna bisogna liberare la nostra forma spirituale dai sensi materiali e dall'attaccamento ai sensi materiali. Allora, quando si sviluppano i sensi spirituali, possiamo capire Krishna. E ascoltiamo di Krishna e ci innamoriamo di Krishna. Vediamo Krishna
nella forma della Murti, perché Krishna in questo mondo si può manifestare soprattutto in Kali Yuga solo nella forma della Murti, che sembra una forma materiale, ma in realtà è spirituale, e appena vediamo le Murti andiamo in estasi, come Chaitanya Mahaprabhu quando vedeva Jagannath, andava in estasi completamente. E tocchiamo, no? Quando tocchiamo tutto ciò, quando tocchiamo la Bhagavad Gita, andiamo in estasi, perché i nostri sensi spirituali sono entrati in contatto, sono entrati in contatto con Krishna. E non, quando gustiamo il cibo offerto a Krishna, sentiamo un piacere e non sopportiamo più nemmeno l'idea di ascoltare vibrazioni mondane, di toccare oggetti mondani, eccetera. Perché la nostra forma spirituale si sta sviluppando e si è sviluppata. Ma questa possibilità è offerta da Krishna solo a chi ha superato tutte le varie tappe. A quel punto Krishna si fa conoscere, come dice il verso di oggi, Vedaham Samatitani, Vartamanani Charjuna, è così? Bhavishyani Chabutani, Mam tu Veda Nakaschana. Sappi che io so tutto del passato, del presente e del futuro. Come fa? Io non mi ricordo neanche quello che hai mangiato la settimana. Infatti, tu, ma mica sono tutti come te, no? Quindi paragoniamo sempre Krishna a noi. Perché? Perché pensiamo di essere noi il centro del mondo. E quindi chiunque manifesta delle qualità superiori a noi non ne vogliamo sentir parlare. Che dire di Krishna, che è infinitamente affascinante, che tutto gli appartiene. Per carità, non me ne parlare, che qui io con i miei possedimenti mi sento un re. Il re del quartierino, dell'appartamentino, della macchinettina, mi sento un re. Ma il re di cosa? Un re di niente, neanche del corpo che possiedi, che tra un po' chissà dove va a finire. Quindi se uno ha questo concetto dell'esistenza, non sopporta l'idea che ci sia la persona suprema, Vedaham Samatitani, che conosce tutto del passato. Come fa a conoscere? Perché ha una buona memoria. Perché la sua forma non è come la nostra. Ma se vogliamo fare un paragone abbastanza terra a terra, ma fino a qualche decennio fa era impossibile pensare che ci sarebbe stato un marchingegno in grado di ricordare tutto. Adesso con iCloud, non so chi viaggia su, insomma, chi usa l'informatica sa cos'è iCloud, cioè tu registri tutto e rimane sempre lì, non so dove rimane, non ho ancora capito. Ma se tu poi vuoi accedere a un file dell'anno scorso, di chissà quando, subito, miliardi di file che ogni giorno vengono inseriti e non si dimentica niente. E questo è un marchingegnetto inventato dall'intelligenzina di un po' di esseri umani che si sono messi insieme. E invece di fare una partita a carte ha detto inventiamo una macchina che ricorda tutto. Quindi pensiamo all'onnipotenza di Krishna, quanto di più può ricordare. E infatti dice Vedaham Samatitani, io ricordo tutto del passato, sono perfettamente cosciente del presente, perché nella forma di Paramatma sappiamo che Krishna entra nel cuore di ogni essere, ma anche è onnipervadente in ogni atomo. Quindi attraverso
questo strumento onnipotente può anche essere onnipresente. Quindi non solo ricorda tutto del passato, è perfettamente cosciente del presente e automaticamente ha la visione perfetta del futuro. Ma anche noi possiamo conoscere il futuro, basta che tu metti le coordinate sul GPS e gli dici via, tal dei tali, chissà dove, e lui ti dice 2 ore 42 minuti arrivi, e ti dice anche la strada, il pedaggio e anche il negozio se vuoi fermare. Buonasera, Hare Krishna, benvenuta. Sì, sì, fai pure. E quindi se ci sono gli strumenti giusti e la visione giusta, perché la signorina che c'è dentro alla, stamattina, non so chi di voi ha ascoltato la Lilamrita, o stamattina o nei giorni scorsi, Prabhupada da bambino ha visto un grammofono e pensava che dentro ci fosse uno che cantava, no? Ma come mio figlio quando era piccolino, siamo andati al casello dell'autostrada e la signora e la signorina fa grazie, arrivederci, ma c'è una signorina dentro lì, eh? Quindi perché la signorina sa tutto del futuro? Perché c'è un marchingegno dall'alto che vede le cose e quindi è in grado di predire il futuro. Allora Krishna vede tutto dall'alto, nella sua onnipotenza questa energia materiale è solo un frammento della sua energia e costituisce tutta l'energia materiale ed è perfettamente cosciente del passato, del presente, del futuro, anche perché le tre fasi del tempo sono presenti solo nel mondo materiale, non ci sono nel mondo spirituale. Quindi, perché là non c'è bisogno del tempo. Ieri in Arinam siamo passati davanti a una gioielleria, quelli che vendono gli orologi, è un misto fra orologi, e ho visto una vetrina piena di orologi. Ma che se ne fa uno di tutti questi orologi? Solo per calcolare il tempo. Quindi pensiamo all'influenza del tempo com'è importante. Ci sono negozi pieni di orologi. Tu la prima cosa che fai quando ti svegli il mattino, vedi il cellulare, l'ora, è vero o no? E infatti tutti hanno l'orologio, perché l'ora è così importante. In questo mondo materiale, perché non vedi l'ora che ti succeda qualcosa di bello e vuoi allontanare l'ora del giorno che dovrai lasciare il corpo. Anche se tutti sanno che quell'ora ci sarà, la vogliono tutti allontanare. Quindi il fattore tempo in questa dimensione materiale è potentissimo, è fondamentale, ma nel mondo spirituale non esiste. Ecco perché Krishna, vedendo tutto dall'alto ed essendo il proprietario, Maya Dhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam Etunanena Konteya Jagat Viparivarta Devich. Tutto funziona sotto la mia giurisdizione, e usa il termine Maya Dhyakshena, sotto il mio sguardo. Pensa allo sguardo di Krishna così potente, che una sua emanazione, di una sua emanazione nella forma di Karuna Dakshay Vishnu, con il suo sguardo impregna tutta la natura materiale. Quindi Krishna nel mondo spirituale è perfettamente collegato a questo mondo materiale in modo totalmente distaccato, perché è una situazione piuttosto precaria, quindi non gli interessa, ma ciò non di meno è perfettamente collegato, ecco perché conosce perfettamente il passato, il presente e il futuro. Ma Veda, conoscenza, in questo caso è
vede il verbo, nessuno mi conosce. E qual è la prova che nessuno conosce Krishna? Basta andare in giro per le strade di Torino e chiedi in giro, conosci Krishna? Krishna. Beh, adesso magari qualcuno dirà, Hare Krishna, Hare Krishna, sì. Ma anche chi dice tanto Hare Krishna e chi pratica addirittura il Bhakti Yoga, se dici conosci Krishna? Un po', pochino, fuoco, fuocherello, fuochino, acqua. Quindi Krishna lo spiega, nessuno mi conosce. In pratica nessuno, perché se si fa una statistica dei miliardi, anzi, non dei miliardi di esseri umani, ma di tutti gli esseri viventi che popolano l'universo materiale, nelle forme subumane Krishna non conosce nessuno. Nella forma di vita umana è rarissimo colui che conosce Krishna. Ecco perché Krishna fa prima a dire non mi conosce nessuno. E così conferma questa verità. Una prova, un motivo in più per comprendere che è difficile conoscere Krishna. Ma allora uno poteva chiedersi, ma se era così difficile, ma perché Prabhupada è venuto a portarci qualcosa di così difficile? Perché è difficile per chi vuole che sia difficile. Se invece un essere umano che ha superato tutte le fasi che abbiamo descritto fin qui, desidera conoscere Krishna, diventa facile. Perché basta cantare Hare Krishna e Krishna si fa conoscere attraverso il suono. Basta ascoltare la parola di Krishna e Krishna si fa conoscere attraverso il suono e la vista. Basta vedere un'immagine di Krishna e Krishna attraverso... Basta addirittura gustare il cibo che è stato offerto a Krishna e Krishna si fa conoscere anche così. Quindi è difficile? Domanda. No. È facile? No. E infatti si applica bene la filosofia della Cintia Beda a Beda Tattva. Simultaneamente uno è molteplice, uguale, differente. Simultaneamente facile e difficile. È facile per chi si abbandona a Krishna, è difficile per chi non si abbandona. E chi sono, e qui in questi tre o quattro versi, Krishna, dopo aver elencato i Duskritina, i Sukritina, i Bhakta, c'è un settore particolare di chi è un po' una via di mezzo, nel senso che adora gli esseri celesti, quindi si rivolge comunque a qualcosa di superiore, ma lo fa con il sentimento sbagliato. Ma in un modo o nell'altro, seguendo anche quella strada, prima o poi forse potrà arrivare a comprendere che il Deva Deva, il Deva di tutti i Deva, lo Yagya Purusha, è degno veramente dell'adorazione. Perché uno adora Ganesh per ottenere quei frutti, adora Durga per ottenere quei frutti, quindi comunque si rivolge a qualcun altro. E in un modo o nell'altro c'è una certa purificazione e un giorno, magari dopo aver sofferto parecchio, dopo aver ed essersi stancato di tutte queste cose, arriva alla comprensione che Krishna esiste ed è pronto a farsi conoscere. Quindi noi qui vuol dire che è da vite e vite, che chissà da quante porte siamo passati, da quanti tempi siamo passati, da quante scritture siamo passati, e adesso stiamo ascoltando di Krishna. Ma mentre stiamo parlando e ascoltando di Krishna, o nel futuro, è come predire il futuro, che fra una settimana ci sarà qualcuno
che ascoltando via internet comincerà, no? È futuro questo, sì, va bene, è abbastanza chiaro il futuro. Se tu ascolti il messaggio, la parola di Krishna, inizierà il tuo processo di purificazione, arriverai un giorno, se lo desideri, ad arrenderti completamente. Questa parola arrenderti sembra che sminuisca la nostra, no? Ti arrendi a Krishna, ti sottometti, allora io divento meno di quello che sono. Ma perché noi abbiamo una visione della resa, della sottomissione, che è proiettata in questo mondo. Quindi la nostra proiezione mentale che negativizza questi termini. Ma in realtà un bambino è arreso alla mamma, giusto o no? Non è che lo fa, che lo rende inferiore perché è arreso alla mamma, ma anche la mamma è arresa al bambino. È sempre lì che pensa al bambino, pensa sempre a me, no? E anche la mamma pensa sempre al suo bambino, gli offre tutto quello che ha. Così se noi comprendiamo chi è Krishna e gradualmente, con una pratica attenta e con un metodo autentico e facendo attenzione a non farci sviare, possiamo purificare il nostro sentimento, perché in ultima analisi è il nostro sentimento che si è corrotto nel corso delle varie esistenze o anche in questa esistenza, dovuto a tanti fattori, soprattutto all'incontro con persone che non hanno favorito la nostra elevazione o ci hanno causato dei traumi, e quindi il nostro sentimento è stato corrotto. Allora, il Bhakti Yoga è una pratica meravigliosa perché semplicemente cantando Hare Krishna, semplicemente ascoltando la Bhagavad Gita, semplicemente entrando in contatto con persone che hanno preso delle decisioni importanti a riguardo dello stabilire e nutrire la loro relazione con Krishna, succede il miracolo. Si aggiustano i sentimenti, si purificano le nostre emozioni, si purificano i nostri sensi. E prima amavamo fare qualcosa, adesso aborriamo anche solo l'idea. Solo l'idea di un pezzo di carne ci disgusta, e magari prima. Solo l'idea di prendere degli intossicanti ci disgusta perché sappiamo qual è poi la conseguenza, mentre prima non pensavamo ad altro magari, no? Quindi Krishna si fa conoscere solo da chi acquisisce i meriti. È un'occasione da non perdere, perché il tempo a disposizione non è infinito. Non è che abbiamo, come ai tempi di Prithu Maharaj, sto leggendo il quarto canto dello Srimad Bhagavatam, e Prithu Maharaj ha risolto un problema sul pianeta Terra che era gravissimo. Cioè, lui, suo padre, era un demone, un'asura vena, che ne ha combinate di tutti i colori, e ha soprattutto affermato i sacrifici, il compimento di sacrifici sul pianeta, e quindi Bhumi, la terra, e lui ha dato... ha fatto sì che crescessero anche gli Asura sul pianeta, il numero degli Asura, che depredavano il pianeta per la loro gratificazione dei sensi, e aveva bloccato i sacrifici. Quindi Bhumi aveva nascosto tutte le ricchezze, tutte le sementi, tutte le cose preziose dentro se stessa, perché sennò veniva depredata dagli Asura. E leggendo il quarto canto di avvenimenti avvenuti chissà quando nel corso del tempo,
non si parla di migliaia di anni, qui si parla di milioni, forse miliardi di anni, in altri kalpa addirittura, però il concetto rimane lo stesso. Prithu Maharaj è riuscito a fare un miracolo e ha soprattutto non è stato a lamentarsi tutta la vita che aveva un padre così. Perché no, quando è apparso avrebbe potuto dire e io sono nato da uno così, che tra l'altro il padre aveva già lasciato il corpo, ma la moglie per attaccamento al marito aveva preservato quel corpo con degli unguenti, con dei mantra particolari. Allora i brahmane a un certo punto, siccome era venuto a mancare Marajvena, si sono resi conto che non poteva non esserci un Rajarshi e con dei mantra particolari e scuotendo il corpo di Vena sono riusciti a far apparire Prithu Maharaj con Archi, no? Una storia meravigliosa del quarto canto dello Srimad Bhagavatam. E Prithu Maharaj inizierà prima di tutto perché la maggior parte dei cittadini erano affamati, andavano da lui a lamentarsi. E allora ha cominciato a viaggiare su tutto il pianeta e ha incontrato Bhumi, che aveva preso la forma di una mucca e l'ha inseguita. E gli ha detto, io se tu non ti rendi disponibile, io ti faccio fuori e ti taglio a pezzettini per sfamare i cittadini che stanno morendo di fame, no? Allora in quel verso Srila Prabhupada spiega che in casi eccezionali, no, può essere anche concesso mangiarla, ma deve essere casi eccezionali, come se uno sta morendo di fame, l'unica cosa che ha è un pezzo di carne, piuttosto che muoia lui, è meglio che si nutra, ma sono casi eccezionali. Allora Bhumi, spaventata, a un certo punto correva, inseguita da Prithu Maharaj, a un certo punto si ferma, e dice, ok, mi arrendo, mi sottometto. Allora quando un re, qualcuno si sottomette, questo è il caso anche dello Srimad Bhagavatam, quando Kali si sottomette a Maharaj Parikshit, chi si sottomette non può più essere ucciso. E allora va bene, io non ti uccido, ma spiegami cos'è successo. Allora Bhumi spiega in questo dialogo che gli Asura imperversavano sul pianeta, lei aveva nascosto tutto all'interno di sé, aveva preso questa forma di mucca, ma in realtà è Bhumi, è il pianeta sul quale viviamo, e Bhumi può prendere varie forme, ok? E allora cosa ha fatto Prithu Maharaj? Ha iniziato a compiere i yagya, i sacrifici, e in quell'era il compimento dei sacrifici era il metodo per quell'era per risolvere i problemi del mondo e portare il giusto nutrimento. Quindi compiendo i sacrifici, quindi i brahmana hanno ricominciato a compiere questi yagya, la terra ha ricominciato a offrire tutto nella forma di ricchezze, i fiumi hanno cominciato a portare i minerali, la terra, allora piantava, cioè tutto è iniziato a crescere in modo rigoglioso, meraviglioso, le mucche che hanno cominciato a dare il latte a profusione, per lì c'è stato tutto un metodo che Bhumi ha detto, se mi dai uno che munge e il vaso, questo è molto bello, questa parte del Bhagavatam, anche per quello che stiamo sviluppando da non molto qui, la protezione delle mucche, no? Se mi dai il vaso, il mungitore e cos'era l'altra cosa? Il vaso, il munge e il vitello, questa è la cosa più importante, io soddisfatta allora ricomincerò a produrre il latte. Allora Prithu Maharaj fa in modo che vari personaggi dell'universo abbiano questa trasformazione mistica e collaborino a questo processo.
E allora la mucca ha cominciato a dare il latte in varie forme. E mi ha colpito questa storia che leggevo proprio in questi giorni e anche prima. E da quando noi proteggiamo le mucche, abbiamo messo la nostra concentrazione anche su quell'aspetto, le cose stanno andando benissimo. Arriva tutto, arrivano persone, arriva addirittura uno che aveva una stalla che prima portava gli animali, già Aldo che lo faceva anni prima, ma lui aveva già smesso da un po', ma quest'altro Diego che abitualmente portava gli animali, cioè mungeva, però poi gli altri andavano tutti purtroppo al macello, ha deciso di convertire. Adesso noi non consigliamo di convertirsi a un'altra religione, consigliamo agli allevatori di convertire la loro stalla da stalla violenta in stalla non violenta. E tutto accade magicamente, no? Per volontà suprema, ma dietro c'è uno sforzo e una trasformazione del nostro sentimento seguendo gli shastra. Perché se noi seguiamo gli shastra, infatti se leggiamo lo Srimad Bhagavatam, centinaia, forse migliaia di volte Srila Prabhupada parla nei versi, ma anche nelle spiegazioni, spiega che se noi proteggiamo le mucche e i brahmana, tutto andrà bene. Quindi il pianeta è ritornato rigoglioso, meraviglioso e tutto funzionava benissimo. Quindi Krishna si fa conoscere, però bisogna anche rimboccarsi le maniche. Non possiamo solo ascoltare e poi rimanere quelli di prima. E se l'ascolto è attento e sincero, opera una trasformazione nel cuore. E quindi anche un cambiamento poi di carattere e di azioni successive. Che sono le nostre azioni sono la conseguenza delle nostre emozioni. Allora, se noi in contatto con Krishna trasformiamo le nostre emozioni, automaticamente poi cambiano anche le nostre azioni, giusto? E allora questo è l'unico modo per cambiare il mondo, non c'è un altro modo. Sì. Altri hanno altri modi, ma non sono efficaci perché non vanno alla causa del problema. Curano solo un po' gli effetti, ma quindi noi facciamo anche noi le manifestazioni, magari anche in pochi. Ieri magari non eravamo tantissimi, ma abbiamo fatto un Harinam comunque pieno di entusiasmo. L'Harinam Sankirtan, e all'inizio di Harinam Sankirtan ce n'era uno solo a New York ed erano in 10. E adesso ci sono centinaia, migliaia di Harinam in tutto il mondo. Yagyai Sankirtanai Prayai Yajantehi Sumedasa. Il sacrificio, ecco, mi sono ricollegato a quello che volevo dire prima. Buonasera, se potete dare una sedia alla nostra amica che è venuta a trovarci. Yagyai Sankirtanai Prayai Yajantehi Sumedasa. Nell'era di Kali il sacrificio Hare Krishna, benvenuti. Il sacrificio per l'era di Kali, per fortuna nostra, non è che dobbiamo compiere l'Ashvamedha Yagya, come ha fatto Prithu Maharaj, e ne ha compiuti 100, doveva compierne 100. Poi, quando è arrivato al 99esimo, Indra è diventato invidioso, perché Indra era conosciuto come quello che ha compiuto 100 sacrifici al cavallo. Allora ha pensato, se Prithu Maharaj compie anche il 100esimo, mi supera. Quindi vediamo come bisogna
Prithu Maharaj ha superato un sacco di prove, un sacco di difficoltà, ecco perché poi è diventato famoso. E addirittura se ne parla nello Srimad Bhagavatam. Come Srila Prabhupada ha dovuto superare un sacco di prove, un sacco di difficoltà, ecco perché adesso diciamo già è Srila Prabhupada. Ma anche al tempo in cui Srila Prabhupada era presente, ha dovuto superare un sacco di difficoltà esterne, ma anche interne. Perché anche tanti che si sono uniti a lui, poi l'hanno lasciato. Anche per andare con dei maestri impersonalisti, che hanno una concezione dell'assoluto impersonale. E quindi, ecco perché lo spiega tante volte, perché è molto sottile questa malattia, possiamo chiamarla così, no? Dell'anima condizionata, che si veste di spiritualità, ma in realtà non è in grado di superare la barriera del falso ego e quindi rimane in uno stato di catalessi spirituali, ma non riesce a entrare in relazione intima. No? E quindi cosa dice? Sì, il Brahman Supremo si manifesta in varie forme, questa è la visione degli impersonalisti, quindi tu puoi adorare Durga, puoi adorare Shiva, puoi adorare chiunque, Krishna, uno vale l'altro, tanto è il Brahman che si manifesta in queste forme. E anzi, tu diventi lui. E questa è l'ultima trappola di Maya. Bisogna stare attenti. E invece noi dobbiamo seguire. Quindi Srila Prabhupada ha dovuto, dal insegnare alle persone a lavarsi e a mangiare in modo corretto, poi ha dovuto anche spiegare queste dinamiche più sottili che subentrano a un certo punto del nostro percorso spirituale. Quindi noi dobbiamo stare attenti a seguire strettamente e in modo disciplinato gli insegnamenti di Srila Prabhupada sotto la guida del maestro spirituale, altrimenti la possibilità di deviazione è elevatissima, molto più di quello che pensiamo. Se invece noi così sottomettersi a Krishna, in ultima analisi, significa sottomettersi all'ordine del maestro spirituale, perché è solo attraverso il maestro spirituale che noi possiamo conoscere Krishna, altrimenti è un'utopia. Ecco perché a un certo punto uno preferisce cambiare maestro spirituale. Perché non vuole fare il passo. E allora preferisce far finta di non aver mai incontrato Prabhupada, magari per giorni, mesi o anni, ha detto Jai, 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 anche perché grazie agli insegnamenti di Prabhupada si è liberato da un bel fardello karmico, e poi a un certo punto dice no, ma io vado da un altro, perché mi è più simpatico. E perché? Perché mi rende più facile la vita, ma facile dal tuo punto di vista, non dal punto di vista di Krishna. E quindi poi uno si ritrova di nuovo in mezzo a una strada, in pratica, dal punto di vista spirituale, perché viene meno anche una parola data, no? Quando inizia ad avere un rapporto più serio, più importante con la guida spirituale. E allora lì, vabbè, però fa parte del gioco. Poi o rinasce con lo stesso corpo, cioè cambia mentalità. È una sorta di rinascita, ecco perché non è facile, perché bisogna reincarnarsi, bisogna mandare giù un po' di rospi ammettendo il proprio errore, quindi riconoscere la propria visione fallace, quindi fare un atto di umiltà e poi
operare le trasformazioni necessarie. Quindi in pratica cambiare mentalità significa cambiare corpo, anche perché il corpo cambia costantemente. Cambiare corpo non è difficile, perché cambia automaticamente. È cambiare mentalità che è difficile, perché quella avvolge il corpo, l'anima, la forma sottile porta l'anima anche da un corpo all'altro. Quindi per cambiare mentalità bisogna ricevere la misericordia del maestro spirituale, altrimenti non è possibile. Ed è per questo che sottomettersi al maestro spirituale e decidere di seguire la disciplina che ti dà il maestro spirituale non è facile, perché comporta in automatico una progressiva trasformazione della mentalità. E se uno è troppo attaccato alla sua mentalità, che ritiene perfetta, la migliore, il centro del mondo, non riesce a stare al passo con gli insegnamenti degli acciari e preferisce abbandonare e deviare. Va bene, quindi Krishna si fa conoscere, basta che noi decidiamo di conoscerlo. E prendiamo la decisione di intraprendere il cammino che ci permette di conoscerlo. E allora Krishna si fa conquistare da un devoto, anche se magari in un certo periodo ha abbandonato. Apicet suduracharo bhajate mam ananya bhakti, dice Krishna. Anche se dovesse cadere dalla sua piattaforma e quindi poi magari a fare anche attività peccaminose, se bhajate mam ananya bhak, si ritorna sulla via, sul sentiero e si dedica in modo determinato al servizio di devozione, Krishna il passato lo cancella. Anche perché se dovesse guardare il passato, con tutti i milioni di vite che abbiamo alle spalle, chissà quante ne abbiamo combinate, e Krishna, che è perfettamente cosciente del passato, è pronto a ripulire tutto. E lo garantisce alla fine della Bhagavad Gita dicendo Mamekam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo, io ti libererò dalle conseguenze di tutte le tue attività peccaminose. Però Mam Ekam Sharanam Vraja, dice, ma ti devi completamente abbandonare solo a me. Allora io ti libererò da tutto il tuo karma. E vedremo che anche nei prossimi versi Krishna spiegherà nel prossimo verso qual è la causa, ma che ora abbiamo fatto, perché sennò poi non lasciamo lo spazio. Qual è la causa di questo problema? Perché noi dobbiamo capire qual è la causa di questo freno a mano che abbiamo nella coscienza. Qual è la causa? È nel verso dopo che studieremo un'altra volta. Adesso su quello che abbiamo detto, se avete delle domande o dei commenti. Sì, sì, no, l'orologio ce l'ho qua davanti. Cristina. Sì. Per quanto riguarda la contaminazione che ci può venire appunto dalla frequentazione, seppur non volontaria, ma magari da ragioni di lavoro, nell'ambito della famiglia, le contaminazioni del karma altrui, dello scrittina, se c'è una, diciamo, un metodo per purificarsi o proteggersi da questa. Questa è una bella domanda che si riferisce all'inizio, quando abbiamo spiegato che per associazione avviene una contaminazione. Quindi se uno è costretto nell'ambito lavorativo o della famiglia a condividere con persone che manifestano qualità da duskritina, come può fare? Deve frequentarle il meno possibile. Il meno possibile.
E bisogna frequentare il più possibile i sadhu e i Vaishnava, che manifestano invece qualità non solo da Sukritina, ma hanno superato le varie fasi e sono arrivate alla piattaforma della Bhakti e offrono un servizio, come spiega lo Srimad Bhagavatam, Ahaituki apratiyata, yayatma suprasidati. Quando si arriva al servizio incondizionato e ininterrotto, questo provoca la gioia dell'anima. Quindi noi dobbiamo desiderare e far di tutto di più per entrare in contatto con Vaishnava che manifestano queste qualità, e grazie alla loro associazione Krishna ci dà l'intelligenza per Dadami Buddhi Yogam Tam, ti dà l'intelligenza per capire come far buon viso a cattivo affare. Sei in un cattivo affare, devi cercare di trarre il meglio anche da un cattivo affare. E come si fa? Bisogna stare il meno possibile in questo tipo di associazione. Se prima ci stavi 8 ore, adesso stacci 4. Chiedi part time. Se prima ci stavi 4 ore, dimezza il tempo, 2. Ho da fare. Cosa hai da fare? Ho da fare, che ti devo dire, anche quello che devo fare. Io ti chiedo a te cosa devi fare. No, e allora non lo chiedo neanche a me. Cosa devo... Vabbè, chissà dove va. Prima passava con me 4 ore, adesso mezz'ora e poi chissà dove va. Allora questo chissà dove va innesta un meccanismo di curiosità che alla fine può sfociare anche nella fatidica domanda: ma vedo che fai quelle cose, mi spieghi cosa stai facendo? Allora se con umiltà lei o lui ti chiedono qualcosa, allora rispondi. Altrimenti, se uno non ti chiede niente, vuol dire che non è interessato a quello che fai, vuole solo controllarti, no? E allora bisogna evitare la compagnia. Upeksha, spiega lo Srimad Bhagavatam, prema, maitri, kripa, upeksha. Bisogna sviluppare prema, amore per il Signore Supremo, maitri, amicizia per i devoti, kripa, compassione per chi è in una condizione inferiore di sofferenza, e upeksha, evitare gli invidiosi. Quindi, e meno ci stai, e meglio è per te, ma anche per loro, perché apprezzano di più quando ci sei. E quindi invece di offenderti, ti glorificano. Ah, stai mezz'ora in più, grazie, sei gentile. E siccome tu sei diventata una devota, apprezzando una devota, fanno, evolvono nel loro sentimento devozionale nei confronti di Krishna, inconsapevolmente. Questo si chiama Agyata Sukriti. Sviluppano dei sukriti anche senza saperlo. E poi un altro modo, se sono persone con le quali devi avere a che fare, o familiari o in ambito lavorativo, è il prasada. Quindi adesso abbiamo questa fortuna di avere una confezione che potrebbe essere il forno di Jagannath, ma il forno ti ho portato un pacchetto di biscotti, ma non è che gli devi, quando gli porti il pacchetto di biscotti, gli devi spiegare che Krishna è la persona suprema e gli fai una classe di un'ora, che poi alla fine questo ti ridà il pacchetto di biscotti e dice: senti, no, lascia perdere. No, gli dai il pacchetto di biscotti e gli dici: ciao, sono venuto a trovarti, tieni. Sono i biscotti che lavorano, fai lavorare i biscotti, perché è Krishna nella forma di prasada. E la prossima volta, e invece di starci un'ora ci stai 10 minuti, perché hai da fare. Ma cosa hai da fare? Devi studiarti tutto lo Srimad Bhagavatam, Cristina. Finché non hai studiato i 12 canti dello Srimad Bhagavatam,
Krishna non puoi capire fino in fondo, ma non tu, tutti noi, finché non hai studiato bene la Bhagavad Gita. Quindi il da fare c'è sempre. Devi o finire di cantare il japa, o fare i tuoi doveri nel tuo dharma, nella famiglia, o studiare tutto lo Srimad Bhagavatam. Quindi da fare ce l'hai sempre. Allora, prima un'ora, adesso 10 minuti, perché gli altri 50 li devi passare in compagnia di Krishna e degli acciari. E però gli lasci un pacchetto di biscotti che per mangiarlo ci vuole un'ora, 50 minuti, e uno alla volta, uno continua, poi non riesce a fermarsi, e il prasada lavora, va a operare quelle trasformazioni. La prossima volta passi di lì e magari ti dice: ma ce n'hai un altro pacchetto di biscotti? E allora significa che ha acquisito dei sukriti particolari, e comincia a trasformare, innesca quel processo di purificazione che è stato quello che ci ha permesso da essere chissà dove ad essere qui. Quindi se ha funzionato con noi, può funzionare con tutti, giusto? Va bene? Poi si potrebbe proseguire a lungo con altri, però insomma in sintesi possiamo dire così. Altre domande su quello che abbiamo detto? Sì. Invece tu dicevi un po' il contrario, cioè che lui, che forse sono tutte e due le cose, ecco. Però volevo chiarirti meglio su questo, perché tu dicevi che lui, no, che si fa conoscere a noi, però forse quando noi diamo lo spazio a lui, non so come. Sì, allora, quando l'anima condizionata è così condizionata dal falso ego che pensa di essere l'autrice di tutte le azioni e il centro della situazione, quindi pensa che tutto dipenda da lei. Guarda un cane, passi, bow, bow, eppure è un cane, cioè non è che sia che abbia una forma magari così elevata, okay. Eppure si sente il centro del mondo, ok? Allora l'anima più è condizionata e più si sente il centro del mondo, e questo io l'ho sperimentato col Food for Life. Alle volte molti di voi siamo andati nei dormitori, no? E vedi che ci sono persone così messe male, e solo perché si sono bevute magari un bicchiere in più, ok, sono di una presunzione, di un orgoglio incredibile. E tu li vedi, dici, ma sei così disperato e ancora pensi di essere, no? S'azzuffano, no? Sono meglio. Succede, no? Anche in condizioni di disperazione così. Allora, dal punto di vista delle anime liberate, noi siamo tutti dei disperati in questo mondo. L'anima condizionata è al culmine della disperazione. Quando più sei in un livello di coscienza materiale, più pensi di essere tu che fai tutto e che tutto dipenda da te. Quando si inizia il processo, no? Si imbocca la strada finalmente della devozione a Krishna, dopo aver passato tutte le varie tappe di cui abbiamo parlato oggi, questa tendenza a pensarci gli autori dell'azione e il centro di tutto quello che succede è ancora molto presente. Quindi non è facile capire come in realtà è tutto nelle mani di Krishna e noi siamo suoi strumenti. Ma Krishna ci viene in soccorso, siccome sa, come noi quando andiamo nel dormitorio, non andiamo lì a fargli una lezione di filosofia, di vita. Gli diamo un bel piatto di prasada, lui prima era agitato e litigava, poi mangia e fa buono e si calma. È successo un sacco di volte. Quindi
gli diamo uno strumento che gli permetta di uscire da quel tipo di mentalità. Così Krishna con noi fa la stessa cosa. Non ci dice innamorati di me, perché sa che non è possibile, ma ci dice senti, fai il bravo, guarda, fai questo piccolo gesto, no? Non lo fa attraverso i devoti, attraverso il maestro spirituale, e i Vaishnava sono tutti piccoli o grandi maestri spirituali, perché o ci aprono la porta al servizio di devozione oppure ci danno istruzioni, eccetera. Attraverso i devoti, per quello che l'offesa ai devoti compromette il canto, perché i devoti sono tutti maestri spirituali che ci portano da Krishna. Se noi li offendiamo, Krishna chiude la porta, perché compromettiamo il nostro avanzamento spirituale. Allora ci impegna e ci dice fai questo, quindi tu sei ancora convinto di essere tu che fai tutto, però fai anche quell'azione per Krishna, e arriva un po' di purificazione che porta a una visione più chiara della realtà. E poi ne fai un'altra, e poi passi dal karma al karma yoga, quindi impegni le tue azioni al servizio di Krishna, impegni un po' dei tuoi frutti, dei frutti delle tue azioni al servizio di Krishna. Prima pensavi solo a io e mio, no? E invece adesso pensi no, una parte li do a Krishna, perché mi sembra giusto che sia così. Più segui il metodo e più ti rendi conto che era Krishna che si stava manifestando a te nella forma dei Vaishnava, perché dentro il cuore tu hai manifestato il desiderio. E allora cambia poi l'approccio col servizio di devozione. Capisci che tutto si basa sul sentimento. E cerchi di lavorare sul sentimento che muove tutto il resto. Soprattutto muove il sentimento di Krishna. E Krishna dice, guarda che anima gentile. Prima portava le mucche al macello e adesso porta il latte alle divinità e fa quasi 2 ore di strada tutti i lunedì e porta il latte alle divinità di Medolago. Latte che adesso è a Imsa. E poi gli porta anche i formaggi che gli porta Aldo da un'altra 2 ore di strada. Prima le sue azioni l'avrebbero portato all'inferno. Adesso le sue azioni sono azioni di liberazione. Quindi noi dobbiamo, è vero che Krishna si fa conoscere in base a quanto noi desideriamo conoscerlo, ma noi non possiamo desiderare di conoscere Krishna, perché non abbiamo la minima idea di chi sia. Noi cominciamo ad avere una minima idea di chi è Krishna quando siamo passati dalla dimensione di Duskritina alla dimensione di Gyani. E allora Krishna si rivela, ci dà le informazioni, guarda io sono così, abbiamo deciso di impegnarci nel servizio, abbiamo al suo servizio, abbiamo deciso di abbandonare le cattive abitudini e di dedicare non solo il frutto delle nostre azioni, ma il nostro sentimento con il canto del mantra, eccetera. Allora poi capisci che è stato sempre Krishna che ha mosso tutto e tutti, perché ha visto che il tuo sentimento gradualmente si è purificato. Quindi è vero che non dipende tutto solo da Krishna, perché nella relazione con Krishna anche noi ci siamo, ma noi siamo infinitesimali e Krishna è infinito. Allora noi nel nostro piccolo dobbiamo fare di tutto e di più perché succeda il miracolo. Ma dobbiamo anche capire che il miracolo succede se Krishna decide che succeda. Altrimenti entriamo di nuovo in una mentalità, ecco, vedi, Krishna non si è manifestato perché è cattivo, allora io vado da un'altra parte.
perché io. Se invece il devoto pratica correttamente il servizio di devozione, stamattina pensavo Haridas Thakur, quando noi diciamo che è stato bastonato in 22 piazze e poi l'hanno fatto fuori, cioè immagina uno che ti dà una bastonata, ma in 22 piazze abbastonate e poi l'hanno fatto fuori, l'hanno buttato nel gancio, ma quante gliel'hanno date? Ma solo l'idea è allucinante, io sto solo, stamattina pensavo a quello che succederà a quelli che hanno fatto una cosa del genere, karmicamente. Eppure lui continuava a cantare Hare Krishna e ha dato l'esempio a miliardi di esseri umani che grazie al suo esempio continueranno a cantare Hare Krishna, come in Russia che l'hanno messi nei campi di concentramento e qualcuno ci ha anche lasciato le penne. E loro gli hanno detto, tu se firmi qui che cambi religione, che rinunci alla tua religione, noi ti liberiamo. E loro gli hanno detto no. E qualcuno c'è rimasto dentro. E forse l'ho raccontato un'altra volta, di un devoto che pur di uscire dalla situazione in cui si trova, ha firmato, ha detto ok, rinuncio, ha perso completamente, non riusciva più a cantare il mantra. È tornato al tempio, ha perso la fede completamente. E l'ha riconosciuto. Quindi alle volte Krishna mette alla prova, alle volte perché dipende da tutta una situazione karmica pregressa, ok? E noi, ognuno di noi ha le sue prove e per ognuno la sua è quella più grande, più difficile. Ma se ci paragoniamo ad Haridas Thakur, le nostre prove fanno sorridere. Scusate se uso questo termine, veramente. Quindi, no, noi quando arriviamo a questo livello, a Aitukia Pratyata, allora vediamo che è Krishna che muove tutto. E non siamo più noi. Noi siamo nelle mani di Krishna, che muove tutto. Va bene? Come risposta? Sì, cioè, ti ho dato un'idea. Ma questa è la teoria. La realizzazione di questa teoria arriva a chi segue la disciplina del maestro spirituale e arriva a un servizio di devozione incondizionato e ininterrotto. Altrimenti rimane una bella teoria. Meglio una bella teoria di non avere niente, però rimane teoria che non ti dà veramente la realizzazione. E non è sufficiente. La ghyana si trasforma in vighyana solo quando noi decidiamo seriamente di lasciare la nostra mentalità materialista e abbracciamo con tutto noi stessi il servizio di devozione. Tutto noi stessi vuol dire il massimo di quello che possiamo adesso. Poi magari fra 3 anni riconosceremo che sembrava il massimo, ma in realtà non era il massimo. Però in questo momento è già tanto se diamo tutto noi stessi. E un gradino alla volta, un passo alla volta, progrediamo. E Krishna è lì il punto. E Krishna, siccome è nella forma di Paramatma, è presente ovunque, quindi non gli scappa niente. Ma poi Krishna sviluppa con il suo devoto una relazione personale e quando vede che tu ti prodighi per lui, allora lì è toccato. E lo dice, Natchatasman Manusheshu Kaschinma Priyakritama, Kaschinme Priyakritama, dice alla fine della Bhagavad Gita.
La persona che mi è più cara è la persona che diffonde le mie glorie. Perché? Abbiamo studiato nel verso oggi. Krishna non conosce nessuno. Lui si sente uno sconosciuto in questo mondo. È come se noi arriviamo in un posto dove non ti conosce nessuno. Ti senti solo. E dice che dopo un po' senti il desiderio di andare altrove. Quindi Krishna in questo mondo non lo conosce nessuno. Se noi ci prodighiamo per fare in modo che gli altri, chiunque incontriamo, possa conoscere Krishna, o direttamente o indirettamente, perché noi portiamo il prasada direttamente, ma indirettamente ci vuole chi mette nelle vaschette, chi viene qui il lunedì lo sa, giusto? Tu direttamente non fai niente, ma indirettamente Krishna vede anche tutte le palline di riso che hai messo, tutto il sabji, i panini che avete tagliato, vede tutto, perché è una macchina che è stata concepita e costruita per diffondere la coscienza di Krishna attraverso il prasada, va bene? Allora, o direttamente diffondiamo le glorie di Krishna, o indirettamente, aiutando chi lo fa, questo ci rende cari a Krishna. E allora Krishna si fa conoscere. In che modo? Ti fa incontrare un devoto o una devota che ti danno, ti prestano la loro bhakti per un po'. E tu respiri quell'aria di bhakti per un po' e dici però, quasi quasi, se potesse diventare anche mia. E in quel se potesse diventare anche mia, cosa succede? A livello interno, nell'animo, c'è una trasformazione del sentimento. Quindi prima desideravi la materia, il godimento dei sensi, eccetera, eccetera. Adesso desideri Krishna. Quindi Krishna vede che c'è quella trasformazione del sentimento anche se è presa a prestito. Come se uno ti presta la macchina e per strada incontri un amico, mi dai un passaggio, sali, sali, oh, che bella macchina che hai, vabbè, non ti preoccupare, dovevi andare. Non serve neanche che tu gli dica che te l'hanno prestata, il servizio che gli offre è lo stesso. Quindi, poi siccome un amico gli dice, oh, me l'hanno prestata, me la presti? No, l'hanno prestata anche a me, non te la posso prestare, però il passaggio te lo do, no? Così. Se noi ci associamo nel modo giusto con chi ha e manifesta delle qualità di bhakti superiori alle nostre, per un po' prendiamo a prestito quel sentimento e succede questa trasformazione magica del nostro sentimento. E Krishna allora rimane toccato da quel nuovo sentimento che è nato nel nostro cuore, che però si deve manifestare nelle azioni. Perché se c'è questa trasformazione si deve manifestare nelle azioni che poi compiamo tutti i giorni. Non possiamo aver ascoltato tutto quello che abbiamo ascoltato stasera e poi quando incontriamo un devoto domani, invece di farci prestare un po' di bhakti, lo offendiamo perché gli guardiamo i difetti. Se no, non possiamo sentire che bisogna impegnarsi nel servizio. Poi arriva un devoto che è il rappresentante di Krishna e ci dice, Giovanni, Giuseppe, Maria, c'è da fare questo? No, adesso devo andare a vedere la partita. Vai a vedere la partita, allora cosa hai ascoltato per un'ora e mezza? È entrato di qua, è uscito di là, non è rimasto niente. Quindi la trasformazione del sentimento va nutrita con l'azione, con la trasformazione dell'azione. E allora così, se inneschiamo, si dice inneschiamo, inneschiamo questa scintilla, capiamo come funziona, allora scopriamo che tutto accade
meravigliosamente e miracolosamente grazie all'associazione dei Vaishnava. E quindi, altro che offendere, ci guardiamo bene, non solo non li offenderemo più, ma cercheremo di apprezzare le loro doti e ricercheremo la loro compagnia il più possibile, perché scopriremo che è la fonte di nutrimento del nuovo sentimento migliore che esista. Ma non c'è solo quella fonte, anche l'associazione con le divinità, il canto del mantra, sono tutti strumenti potentissimi in grado di trasformare il nostro sentimento. E se ci sentiamo soli, perché magari abbiamo fatto delle cose che non dovevamo fare, c'è sempre Krishna nella forma del nome. Quindi basta cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e Krishna, eccolo qua, nella forma del nome. Oppure prendiamo un po' di prasada che abbiamo portato a casa e ci prendiamo un po' di prasada, ci prendiamo la Bhagavad Gita e entriamo in contatto con Krishna. E allora subito non ci sentiamo. E tutto questo porta il nutrimento indispensabile al nostro progresso nella pratica del Bhakti Yoga. Se facciamo così per i prossimi 3.000 o 30.000 anni, giorni, scusate, ho detto anni perché questo è un lapsus freudiano, probabilmente è quello che servirà a me, speriamo un po' meno, 30.000 giorni, il successo è garantito. E chi ce lo promette? Krishna. E non solo Krishna, come Krishna dice, Konteya pratijanihi name bhakta pranashati. Proclamalo pure con forza, o Arjuna, il mio devoto non perirà mai. Quindi lo dice lui, ma lo fa anche dire ai suoi devoti. E sono tanti i bhakta che avvalorano la tesi di Krishna, perché l'hanno sperimentata e hanno visto quello che succede a tutti quelli che si abbandonano a Krishna. Tornano tutti da Krishna. Quindi il metodo funziona, è approvato da tutti i più grandi acharya nella storia dell'umanità. Adesso dobbiamo solo decidere se farlo funzionare anche noi oppure farlo funzionare anche noi. Va bene? Jai, c'è qualche altra domanda, un'altra domanda, o abbiamo ancora qualche minuto? Stavo chiedendo, sì. Stavo chiedendo se il karma collettivo influisce anche in questo momento che è negativo, può influire su noi anche il karma collettivo? Il karma collettivo influisce, dice Clara, può influire su di noi? Il karma collettivo, specie in questo momento, dice. E questo è un momento così, in altri momenti c'erano altri momenti, erano sempre, e il Kali Yuga nei prossimi 427.000 anni, per fortuna ho detto solo 30.000, così almeno prima o poi ne esco vivo, e il Kali Yuga proseguirà per 427.000 anni. Pensate che leggevo nelle profezie dei Purana che a un certo punto, proprio in questa storia di Maharaj Prithu, Srila Prabhupada nella spiegazione cita altri Purana e anche lo Srimad Bhagavatam, e a un certo punto del Kali Yuga le persone saranno così disgraziate, la terra non produrrà più frutti, e l'unico modo di cibarsi sarà quella di mangiarsi gli altri esseri umani, compresi i figli.
No, ma cioè, uno mette al mondo i figli perché ha fame e così si sfama. Ma uno dice che disastro, perché adesso è tanto meglio, ci sono miliardi di animali che vengono massacrati inutilmente, perché assolutamente inutilmente, no? Ci sono milioni di bambini che vengono abortiti, c'è una tragedia in giro, quindi siamo già in Kali Yuga, ma il Kali Yuga imperverserà e progredirà e diventerà sempre peggio. L'unico modo per invertire la rotta è quella di compiere i sacrifici, come ho spiegato prima. Prithu Maharaj, come ha fatto, non è stato un gioco da ragazzi, ha dovuto darsi da fare, poi la storia continuerà nel Bhagavatam, e alla fine dovrà intervenire addirittura Brahma, mi sembra, per dirgli lascia stare, va bene 99, va bene anche 99, quindi lui però ha compiuto 99 sacrifici del cavallo, chiamati così, e prima ha dovuto dare ascolto a tutti i cittadini, inseguire Bhumi, ne ha fatte di cose, Prithu Maharaj, no? E poi il compimento degli yagya. Allora noi siamo fortunati perché nel Kaler Dosha Niderajan Astohi Eko Mahadgunan Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangam Paramprajet. Il Kali Yuga è un oceano Kaler Dosha Nide. Dosha Nide vuol dire un oceano di sofferenze, di cose assurde che succedono, attività peccaminose, eccetera. Astohi Eko Mahadgunan. Però c'è una grande, bella qualità. Kirtanat Eva Krishnasya, che semplicemente glorificando Krishna, Mukta Sangam Param Prajati, si ottiene la Mukti, la liberazione da tutto questo inferno che ci circonda. Ecco perché noi enfatizziamo così tanto l'Harinam, perché è lo yagya per l'era di Kali. Prithu Maharaj doveva compiere quel tipo di yagya. In Kali Yuga è il Sankirtan Yagya, il sacrificio per l'era di Kali. Quindi quando noi siamo da soli a casa col japa e ci alziamo presto al mattino, facciamo un sacrificio, quando stiamo cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, nel nostro piccolo stiamo contribuendo per il rallentamento del Kali Yuga e l'espansione del movimento per la coscienza di Krishna, che secondo quello che ha predetto Chaitanya Mahaprabhu, in Kali Yuga nascerà una nuova Satya Yuga che durerà 10.000 anni e verrà portata dal movimento del Sankirtan. Ma quello che ho scoperto, vi porto una mia piccola realizzazione, voglio condividerla senza presunzione, ma i dati di fatto purtroppo e per fortuna mi danno ragione. Questa Satya Yuga, il movimento del Sankirtan, la porta all'interno del movimento del Sankirtan. Fuori continuano le ambulanze, mi capite? E si sentono le ambulanze, ma non entra qui l'ambulanza, speriamo, tocchiamo ferro, ok? Quindi nel movimento del Sankirtan, chi fa parte del movimento del Sankirtan è fuori da Kali Yuga, perché segue i principi del Satya Yuga. Infatti noi non mangiamo la carne, non prendiamo intossicanti, perché quando Kali ha chiesto rifugio a Maharaj Parikshit, lui gli ha detto va bene, però puoi stare solo in questi luoghi dove si abbattono gli animali, si prendono intossicanti, dove c'è sesso illecito e dove si gioca d'azzardo. Tu puoi stare solo lì. Cosa significa? Che dove si seguono questi principi invece e non si commettono attività peccaminose, Kali non può entrare. Qui non può entrare Kali. Allora,
Io da 40 anni che ascolto questo tipo di informazioni e purtroppo in 40 anni ho visto che Cali è progressivamente aumentata, perché 40 anni fa non c'erano tutte le attività peccaminose di adesso, non c'era il rischio che si sciogliessero i ghiacci sul Polo Nord, non c'era i virus che ti entrano, che ci sono degli Asura che li producono in laboratorio e poi li fanno andare in giro, perché così poi producono un'altra roba e te la... Mi fermo qui perché sennò qualcuno poi dice... Ok, questa vuol dire avere non una mentalità demoniaca, peggio. Allora, in 40 anni Kali Yuga è aumentato, è diventato più potente. Immaginiamo questa progressione come potrà continuare. Ma il movimento del Sankirtan si è espanso e ci sono milioni di Bhakta. 40 anni fa in Italia magari sì, facevamo tanto scalpore un po' sui giornali, sì, ma eravamo pochini, però tutti entusiasti, allora certo, in tanti parlavano. Ma quello che sta succedendo in India, in Ungheria, in Inghilterra, in Italia, l'espansione che sta avendo il movimento è grande rispetto a 40 anni fa. Ma dal nostro punto di vista, ma se vai fuori, chi siete? Cioè, sì, vabbè, simpatici, l'ho visto in qualche film, ma quanti siete? Pochi, eh? Quindi dipende tutto dal punto di vista, no? Da come si osservano le cose. Allora, noi per Kali Yuga l'unico modo che abbiamo per fermare, attenuare le influenze di Kali Yuga è quello di diffondere il movimento del Sankirtan. Non c'è altro modo. Ecco perché chi ha capito questo concetto non fa nient'altro. Ti sono rimasti 3 giorni, 30 giorni, 30.000 giorni, ripeto. Fai solo quello, ma perché sono pochissimi 30.000 giorni? È 3.000 giorni che siamo qui a Torino, giusto? 6 per 5, 30. 3.500 giorni che siamo qui a Torino. Va così. Fra 10 di questi periodi, festa finita. E averne 30.000. Io adesso sono positivo, perché meglio essere positivi che negativi. Ma quindi prima che finisca la festa, ma cosa aspettiamo a darci dentro al massimo, dare il massimo di noi, perché il tempo sta per scadere, le cose da fare sono tante e il Kali Yuga sta avanzando al galoppo. Se cantiamo bene Hare Krishna e ci impegniamo al servizio di Krishna, ma io il mio lavoro, non devi lasciare niente adesso, devi solo lasciare l'idea che perderti nell'illusione è qualcosa di utile. Quello sì, adesso. Quando sei al lavoro, pensa a Krishna. Ma come faccio davanti al computer con la contabilità, il commercialista, e la cliente che mi chiede un chilo di pane, che ne so, qualunque lavoro state facendo. Penserete a Krishna. Commercialista? Chissà, se diventasse devoto il commercialista, quasi quasi gli porto un pacchetto di biscotti. Magari poi quando fai i conti li fa un po' più in modo così. Per dire, no? Penserete a Krishna, quindi non devi lasciare niente, ma sviluppi un sentimento diverso. Allora, quando Prithu Maharaj si è trovato in quella condizione disastrosa, poi sono successi dei miracoli. Lui aveva dei poteri mistici incredibili, è riuscito a livellare addirittura le colline, ha fatto dei miracoli, sono successi sul pianeta e il pianeta da disperazione si è ritrovato in una condizione meravigliosa. Quindi questa era una mia osservazione sul fatto che
l'era di Satyayuga è solo all'interno. Sì, ma solo all'interno, ma se il movimento diventa grande, il nostro interno diventa enorme e possiamo influenzare milioni di persone all'Harinam Sankirtan. E quindi così possiamo bloccare gli effetti nefasti del Kali Yuga. Ma non ci facciamo illusioni, per i prossimi 427.000 anni sarà così. Va bene? Sankirtan Yagya Ki Jai!